Buongiorno da Matteo Barberi, 4Meeting. Oggi vorrei presentarvi una nuova, nella nuova release che è stata caricata proprio questa mattina. È stato inserito su 4Meeting la possibilità di automatizzare l'avanzamento dei moduli formativi senza dover inserire il test intermedio. Fino a ieri, sostanzialmente, chi voleva dare una consequenzialità del percorso formativo in modalità asincrona inseriva un test intermedio tra il modulo 1 e il modulo 2 per poi inserire un test finale. Da oggi questo non è più, si può fare un nuovo format, è possibile inserire sostanzialmente i contenuti e poter far avanzare o l'utente, lasciarlo libero, cioè di vedere il modulo 1 come il modulo 6, se non andiamo a impostare i contenuti come bloccanti, se vogliamo dare un sistema, tra virgolette, verticale, possiamo dire, cioè dal modulo 1 al modulo 6, per fare un esempio, basta inserire quei contenuti che sono video o documenti come bloccanti. In cui io metto bloccanti e associo, cioè imposto il corso come modulare, in quel caso l'utente deve aprire o vedere i video per passare al modulo 2 e qui in maniera conseguenziale, permettendo di fatto un nuovo format anche a tutti i nostri clienti che oggi possono fare un percorso modulare senza dover inserire nessun test, ma dando un percorso dal modulo 1 al modulo sostanzialmente infinito, poi inserendo un test finale. Oggi avete la possibilità di costruire questo nuovo format attraverso la piattaforma 4Meeting. Grazie dell'attenzione, ci vediamo nelle prossime news. Anticipo che nella roadmap abbiamo già in mente, ma siamo già a buon punto per quanto riguarda una nuova release di visualizzazione, doppia visualizzazione lato utente, che permetterà all'utente di vedere anche in maniera diversa il percorso. Questa è una novità che uscirà prima dell'estate, in modo tale da dare una doppia visualizzazione lato utente quando navigherà online per vedere i propri percorsi formativi. Per adesso, grazie a voi, buona e buona giornata da Matteo Barberi e 4Meeting. Grazie a voi.